Ciao a tutti, primo video dei portavoce comunali del Movimento 5 Stelle. Abbiamo appena fatto questo incontro col sindaco Marino, è andato molto bene, è stato un incontro molto informale e il sindaco ha voluto sapere insomma che ognuno di noi si presentasse, insomma cosa facciamo, e dopodiché abbiamo parlato di alcuni temi specifici del nostro programma, a cominciare dalla mobilità sostenibile, riduzione degli sprechi, la trasparenza, una diversa politica urbanistica di stop al consumo del suolo. Su queste cose c'è stata devo dire ampia condivisione, quindi abbiamo preannunciato che questo, se effettivamente il sindaco si impegnerà in quello che ha promesso in campagna elettorale, ci sarà una totale condivisione da parte nostra, una totale collaborazione. Ha apprezzato molto questo nostro modo di interpretare il ruolo di opposizione che avremo, quindi su questo speriamo ci sarà una totale collaborazione, sinergia e condivisione, quindi speriamo che ci possano essere 5 anni di ottimo lavoro. Voi vedete qualcos'altro? Sì, no, questo insomma è stato un incontro molto informale, quasi più una chiacchierata che un incontro politico, direi, insomma. Forse possiamo anche dire che abbiamo fatto presente che il nostro lavoro si svolgerà con noi all'interno delle istituzioni e con tutto il supporto della rete e dei tecnici che invece sono fuori, che costituiranno delle commissioni parallele e tutti i vari tavoli di lavoro, per cui noi siamo assolutamente pronti a lavorare sui temi anche in maniera molto incisiva. Anche questa organizzazione dei tavoli di lavoro paralleli alle commissioni, alle 12 commissioni permanenti, insomma è stato apprezzato. Ovviamente abbiamo parlato anche di rifiuti, quindi è ben consapevole dell'emergenza, avremo modo di riparlare con lui, quindi con noi e con i tecnici che sceglierà proprio sull'argomento. Abbiamo anche consegnato non il documento di programma che abbiamo preparato e che comunque pubblicheremo, ma un documento fatto da un attivista dell'undicesimo municipio che ha messo a raffronto i vari programmi e trovato i vari punti in comune, quindi su questo sicuramente ci saranno dei successivi incontri, probabilmente anche nella prossima settimana.